In quel tempo, Merodach-Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, inviò lettere e doni ad Ezechia perché aveva udito che Ezechia era caduto ammalato. Ezechia se ne rallegrò e mostrò agli inviati la camera del tesoro, l'argento, l'oro, i profumi, l'olio pregiato, tutto il suo arsenale e tutto ciò che si trovava nei suoi tesori. Non vi fu nulla che Ezechia non abbia mostrato loro nel suo palazzo e in tutto il suo regno. Il profeta Isaia si recò dal re Ezechia e gli domandò: «Che cosa hanno detto quegli uomini e d'onde sono venuti a te?» Rispose Ezechia: «Sono venuti a me da una terra lontana, da Babilonia». Quegli domandò ancora: «Che cosa videro nel tuo palazzo?» Soggiunse Ezechia: «Hanno visto tutto ciò che si trova nel mio palazzo. Non c'è nulla che non abbia loro mostrato nei miei tesori». Rispose Isaia ad Ezechia: «Ascolta la parola del Signore degli eserciti. Ecco, verranno dei giorni in cui verrà asportato a Babilonia tutto ciò che si trova nel tuo palazzo e i tesori che i tuoi antenati hanno accumulato fino ad oggi. Nulla vi resterà, dice il Signore, e dei figli che usciranno dalle tue viscere ed hai generato, alcuni saranno presi e diventeranno eunuchi nel tempio del re di Babilonia». Rispose Ezechia ad Isaia: «Buona è la parola del Signore che hai proferito». Egli pensava: «Vi sarà pace e sicurezza almeno nei miei giorni».